Siete riusciti a entrare? Siete riusciti a entrare? Siete riusciti a entrare? La cerimonia sta per cominciare. Carlo Chicco in voce per questa nuova puntata di Avanpop e da RKO ovviamente qui all'interno del Teatro Kismet di Bari, e saluto ovviamente subito perché ho sentito la loro puntata, l'ho ascoltata la puntata, quella della mattina, non so come facciano a trasmettere la mattina dalle 8 qui in studio perché effettivamente fa freddino, però io mi sono organizzato, anzi la prossima volta vi farò trovare una stufetta, fra pochissimo posto la fotografia di questa roba che ho portato, perché effettivamente la radio non c'è riscaldamento che tenga, perché insomma essendo trasparente, a vetrate e nel foyer del teatro, ma anche e soprattutto direi dalla parte del giardino, fa freddo, abbiamo il meglio, praticamente molto freddo d'inverno e giungla d'estate, quindi insomma c'è da divertirsi. Detto questo invece, partirei subito con
una novità discografica all'interno di Avanpop, perché l'ho recuperata adesso e la metto direttamente in onda, il nuovo singolo dei Blue Beaters insieme con Cimini per la compilation Garrincha Portami Via. E praticamente l'artista, insomma, che condivide la stessa casa discografica con i Blue Beaters, calabrese, partecipa in questo nuovo singolo che si chiama A Metà, Blue Beaters. The Blue Beaters e il nuovo singolo adesso, però mi dicono che si senta molto molto basso. Adesso cerco di recuperare, ve la faccio sentire, sicuramente sarà un mio problema, ragazzi, non è un problema, però adesso vediamo subito se riesco a rimediare a questo problemino. Avanpop. Come si sente adesso? Conosco le mie regole, non è mai stato niente facile, ma adesso voglio stringere le mani per poi correre. C'è di più, forse è vero, era come dicevi tu. C'è di più, era vero quello che mi dicevi. Come una vertigine che sale fino a qua.
nuovo singolo per i Blue Beaters. Ora vi spiego, anche se rischio di essere un po', ecco, insultato dai miei colleghi qui su RKO, perché nel voler essere in qualche maniera multitasking, perché nel frattempo stavo postando la diretta della puntata su tutte le nostre pagine, avevo acceso anche il riscaldamento per non rimanere ibernato qui nello studio, e nel frattempo ho anche scattato la fotografia per far vedere che ho portato la stufetta. Ma in tutto questo avevo spinto senza volerlo, lo dico, non correggerò nemmeno, mi prendo un po' così la responsabilità, il mute sul pezzo dei Blue Beaters, perciò non si sentiva. Avete sentito? Ok, Blue Beaters con Cimini, si chiama A Metà questo nuovo singolo, e invece adesso vi faccio ascoltare la voce di un nostro collega, insomma Tobia Lamare, che va in onda il venerdì dopo Avant Pop, quindi dalle 16 alle 17, che però venerdì prossimo, oltre alla puntata, sarà impegnato con un live. E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Tobia Lamare. Come stai, Tobia? Ciao, bene, tutto bene, grazie. E fai parte della famiglia di RKO, anzi ricordiamo l'appuntamento il venerdì con il tuo spazio, anzi un'ora in tua compagnia, però venerdì prossimo tra l'altro dovrei lasciare la postazione radio per correre proprio qui a Bari, al Joyce. Raccontami quello che accadrà. Sì, perché venerdì sera saremo ospiti del Joyce Pub in Corso Sidney Sonnino, credo, sì, se non ho detto male, e c'è una rassegna di gruppi nazionali e internazionali che ho organizzato, e noi saremo lì per un nostro concerto e per presentare il nostro ultimo lavoro, Songs of the Present Time. È una delle poche, a dicembre stiamo facendo queste date in Puglia, fino adesso abbiamo fatto delle date Germania, Belgio, Randa, qualcosa in Nord Italia, e poi finalmente adesso stiamo suonando un po' vicino casa. Quindi l'appuntamento venerdì sera al Joyce per il tuo concerto, invece poi insomma rimandiamo anche l'appuntamento al programma radio. Sì, perché venerdì invece dalle 16 alle 17 c'è l'appuntamento Un'ora con la Mare, quindi staremo un'ora insieme dove seleziono musica dal soul al funk al rock, al rock and roll, alle cose più assurde, quindi un po' fuori della mia collezione. Perfetto, Tobia, io ti ringrazio, ci vediamo venerdì sera al Joyce. Perfetto, grazie.
Tobia Lamare quindi in concerto venerdì sera al Joyce di Bari. In questo weekend ci saranno tantissimi appuntamenti, ovviamente poi lo ricorderò, questa sera sarò al Corvo Torvo di Bitonto perché compie 7 anni questo storico pub dove abbiamo lavorato spesso e volentieri portando un sacco di talk show con artisti nazionali, e questa sera invece sarà un bellissimo DJ set, quindi dalle 21:30-22 in poi ci vediamo al Corvo Torvo di Bitonto. Parlando di appuntamenti, poco fa ho scoperto che i Pixies suoneranno a Lecce, questa cosa è incredibile, per il 6 Festival. Noi ci saremo sicuramente con RKO però l'anno prossimo, quindi ad agosto, grazie Giorgio. E invece poi un'altra notizia importante per il Locus, un nome, insomma, sono saltato un po' sulla sedia perché è un grande artista, penso che molti miei colleghi o amici che ascoltano la mia musica insomma avrà fatto piacere vedere che il Locus porterà in Puglia Paul Weller. Oh, 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 I wish you so.
Avant Pop. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Da Powell ai Stranglers qui su Avanpop RKO. Vi ricordo che potete seguirci su tutte le nostre pagine social, da Facebook a Spreaker, ma soprattutto sulla nostra piattaforma www.rkoneer.com. lì trovate anche i vari articoli. E parlando di novità discografiche, tra pochissimo parlerò anche di eventi, e volevo farvi ascoltare il nuovo singolo di una band, insomma, che ho lanciato nella prima puntata di Avanpop, se non sbaglio. Sto parlando degli Idols, tra le band, insomma, più interessanti del momento. Hanno fatto uscire un album live da pochissimo, e un album live che si chiama Beautiful Thing Live at Bataclan, quindi in Parigi. È uscito proprio i primi di dicembre. Nel frattempo hanno fatto uscire anche un nuovo EP con un nuovo singolo che si chiama Mercedes Marxix. Questi sono gli Idols su RKO.
You're listening to RKO Radio. Siete all'ascolto di RKO, Van Pop, Carlo Chicco in voce e dicevo, questa sera sarò al Corvo Torvo di Bitonto per festeggiare il suo 7° compleanno, un DJ set ovviamente, e venerdì sera saremo al Caffè Nero e con l'appuntamento con i Fantastici 4, potrei dire Pino Brizzi, DJ Gagliaffa, Francesco Gagliaffa e DJ Arcangelo, e insomma dalla New Wave al post-punk, ovviamente tutto in vinile. Saluto anche Ivan Piepoli, sempre venerdì sera Spunk al Garage Sound di Bari, dall'indie rock all'elettropop, e vi segnalo anche il concerto al Madi Terlizzi sabato sera di Telefono Tel Aviv, credo che sia un live set, e poi domenica sera insomma Time Zones con i Giant Sand al Teatro Rossini di Gioia del Colle. Ora, tra le varie interviste recuperate fatte quest'estate durante il Giovinazzo Rock, ho ascoltato questa mattina durante il programma di Fabrizio e Vito, che saluto ancora, hanno messo un pezzo di Tuari, che è un pezzo reso famoso poi da Achille Lauro e Gemitaz, ma scritto da Quentin 40 e Puritano che ha suonato live appunto quest'estate, musica hip hop ma anche mescolata al rock, quindi ve lo faccio sentire poi nella versione originale il pezzo che hanno mandato loro questa mattina, ma prima vi faccio ascoltare l'intervista. Prima di parlare della performance, Puritano come nasce? Puritano nasce da Mamma Immacolata a Roma nel 1990, che saluto. No, nasce, è un progetto diciamo multiplo, abbiamo fuso un po' di generi, un po' di produttori, un po' di generi di rap, e abbiamo cercato di creare qualcosa di nuovo, cercando di stare al passo coi tempi. La cosa che mi ha subito colpito è il fatto che tu abbia una band sul palco. Sì, anima, cuore, ma anche tanto sangue, tante prove, tanto accompagnamento, nel senso mi sento sicuro con loro e sicuramente viene una cosa più figa, nel senso la musica spinta da una gran cassa, da un riff di chitarra, a me almeno piace di più. Sì, è un po' è una specie di crossover, no? Che ricorda un po' le cose che capitavano, sai, tra gli anni 90 e 2000. Esattamente, cioè a noi, se mi chiedono tu che genere fai, il rappettaro, io dico no, io faccio crossover, così sembra anche più, no? Perché in realtà io scrivo in metriche rap, che però con arrangiamenti sotto inevitabilmente mi sto evolvendo a cantare, anche con l'aiuto di Noemi, un'altra nostra new entry, ne sentirete presto parlare, quindi diciamo mi sto traslando, vedo che mi piace di più anche a me appoggiarmi sul riff, tenere un po' le note, fare dei ritornelli un po' più melodici, diciamo. Peraltro mi è incuriosito il fatto che comunque il riferimento, no, all'inizio avevi ascoltato, sai, il rap americano, no, sicuramente, ok, però il riferimento francese è molto interessante, perché la Francia è anche Africa, per tutti gli scugli
sai, melting pot, che c'è, ed è pazzesco, lo sento molto nelle ritmiche, è così oppure? È assolutamente così, cioè, secondo me l'Africa è la musica, poi la fanno anche negli altri continenti, diciamo, influenzandosi, e noi siamo usciti anche con Quentin con questa, diciamo, storia dell'afro trap, diciamo questi beat, queste tendenze appunto afro, non reggaeton, però diciamo proprio jungle, come posso dire, bonghi, molti tamburi, e questi diciamo rendevano la trap, diciamo, odierna un po' più, diciamo, viva, e ci potevano dare la possibilità di repparci sopra. Questa è un po' l'innovazione che abbiamo provato, perché a noi ci piace reppare, insomma, come una volta, e sui beat di adesso è proprio impossibile, quindi abbiamo trovato un compromesso, diciamo. Avete anche una linea di mitraglia, cioè avete proprio... Sì, noi siamo sentati, mi sono unito al progetto di mitraglia di Joe Sfre, che lui l'ha fondato tanti anni fa, e l'ho sposato subito, e da qui sono quasi 10 anni. Poi è entrato Quentin 40, Dottor Cream, adesso lo stiamo riportando avanti di nuovo io e lui, e sì, abbiamo, diciamo, un logo molto potente che è già conosciuto grazie agli attori, appunto, e Bomber V. Sì, prendi metrica prima, anche, sai, il fatto di tagliare le parole, insomma, è figo. Diciamo che quello ci ha portato verso il francese, perché sì, il francese infatti, chiede un po' tutte le vocali con queste E, queste A, tutte le consonanti, allora ti permetti di essere un po' più musicale tagliando le parole italiane a metà, spostando gli accenti, e quello là un po' il gioco. Sembra molto una sonorità francese, effettivamente. Comunque, cioè, il concerto spacca, molta energia. Ti sei portato una band rockettara, però. Sì, io amo fare questo. Speriamo che diventiamo più rockettari possibili, quasi metal. No, ci serve comunque rimanere un po' competitivi, perché è inevitabile che infatti facciamo anche alcuni pezzi cassa dritta, magari con la cassa un po' più reggaeton. Sicuramente con arrangiamenti complessi, però per stare al passo coi tempi, mercato è mercato. Dato che, insomma, anche Roma, insomma, Lazio in generale, c'è una bella scena legata al rap. Che rapporto c'è con la scena? Con la scena romana? Sì. Con la scena romana io ho collaborato, quasi non lo posso dire questo spoiler, vabbè, in passato sicuramente ho dato un quarto blocco, a parte con Achille e con Jamie Tights su Tuari, Quentin 40, diciamo, noi siamo stati sempre quasi un satellite parallelo al rap, facendo sempre questa cosa con la band, diciamo, non ti dico non abbiamo rivali, bensì non abbiamo concorrenza proprio in quel senso. E quindi abbiamo bei rapporti con tutti quanti, perché alla fine è una musica politicamente potente. Speriamo che venga. Tra una produzione rap in Italia che secondo me si è uniformata in maniera imbarazzante, è finalmente un prodotto che è diverso. Grazie, di questo ti ringrazio, e ti ringrazia sicuramente anche la band, perché sudano per fare questo. Ho detto che risultiamo diversi. E appunto ti dico questo spoilerino, adesso abbiamo fatto un pezzo proprio con la band, siamo riusciti a coinvolgere un'altra grande figura del rap romano, che è Gast del Truce Clan, e abbiamo fatto un pezzo insieme su un pezzo reggae, diciamo, su una base di impronta prettamente reggae, con la chitarrina a levare, così è venuta una cosa potente, quasi dalla trap e la reggae, quindi diciamo ancora una volta forse riusciamo a creare un compromesso valido. Un saluto RKO di cuore, ovviamente siete di qua, siete stati caldissimi, e voglio venire a suonare il più presto possibile. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Giro a pie ma non è sopra il check, e voglio un aeroplan. Bimba attacca, lascia pe, Roma è bella, dice il re. Culo sopra una lita, quando la manda Monfre. Roberto sa, non tengo i piedi per te. Cose nell'età, nella mia stra. Cucarraccia nelle scaffrate, sembra Tuari. Sembra di stare a Tuari. Sembra di stare allo zoo. Sembra di stare a Tuari. Sembra di stare a Tuari. Uomo di me, giusto sotto alle mie ska. Conto i miei babello, mi la strano, me la sono pe. Sfioro la spa, non ti si vede più appieno, nascondino Instagram. Si la s'allunga mon friend, la s'allunga sui tuoi fra. Tutti i rapper di dietro come la madà. Specchi blu color carrà, puro che sga. Dice sta attento mon friend, parlano ma però pompano in giro sta me. Fanno le foto ai miei fra, fammi una foto coi fra, fa la foto a tuoi. Sembra di stare a tuoi. Sembra di stare allo zoo.
Insomma, questo pezzo lo conoscete molto bene e nella versione, insomma, anche quella è soprattutto lanciata da Achille Lauro insieme con Gemitas, ma insomma questa è questo è Puritano insieme con Quentin 40, la versione così diciamo originale del pezzo. Puritano che ha suonato quest'estate per il Giovinazzo Rock. E detto questo, volevo abbinare un pezzo, una novità discografica è uscita veramente da pochissimo, perché legando un po' a livello non c'entra nulla con le sonorità, però insomma però c'è dell'hip hop, perché ci sono i grandi della soul, e sto parlando di DJ Shadow. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, dog. Get ready. Get ready. This be the green light. Go. Tires burn the pavement. People wanna know where Mace, Posse, and Dave went. Still here, still in your ear with a style so hot you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head all being moved in a frenzy. The blends be all the right cred. Listening to RKO Radio. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail. 4 years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y.
WCA. I said I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sad, and she wrote to me equally dark. She said in the days when you were hopelessly poor, I just liked you more. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, I went to London and died. I put myself in at the Y, WCA. I said I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale, I've spent too long on your trail, far too long chasing your tail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16, clumsy and shy, that's the story of my life. 16, clumsy and shy, the story of my life, that's the story of my life. That's the story of my life. Story of my life, story of my life. La possibilità di andare in streaming, insomma, ci porta un po' in giro per il mondo. Anche la radio, pensate, un po' così sparsa sul territorio pugliese, perché abbiamo redazioni in ogni dove. E cosa buffa succede, che poco fa, approfitto per salutare anche Edda che mi ha appena scritto, ma mi hanno scritto addirittura gli Idols e lo staff degli Idols, perché avevo citato il loro pezzo, forse per il tag che ho messo prima, però insomma stavano seguendo il programma e hanno ringraziato per aver suonato il loro brano. Sono commosso. Vabbè, detto questo, siete all'ascolto di Avanpop. Dopo questo spazio ci sarà il programma La Radio Pirata di Cesco degli Apre la Class, e poi questa sera ritorna un nuovo appuntamento con Mao Town insieme con Vito Santamato. Un po' quindi la famiglia si sta allargando di giorno in giorno. Ecco, richieste degli ascoltatori, ho recuperato questo pezzo al volo. E il pezzo originale, questo lo dico per chi me l'ha chiesto, è di Brian Eno, è uscito nel 73, ma il pezzo, i Venus in First, è una band creata in occasione del film, per la colonna sonora del film Velvet Goldmine del 1998, insomma è una cosa diversa, si chiama Venus in First, è una super band, potrei dire, perché insomma i brani erano quelli di Roxy Music, perché David Bowie, anche se il film appunto era su David Bowie, diciamo così, hip hop, ma insomma non concesse i diritti per suonare i propri brani, quindi ci furono i Roxy Music a salvare la colonna sonora, potrei dire. In questa band c'è Johnny Greenwood e Tom York del Radiohead, c'è Bernard Butler dei Suede e anche Andy McKay, insomma dei Roxy Music. Insomma, un pezzo storico. Venus in First, Babies on Fire. Rescuers, row, row, do your best to change the subject. Blow the wind, blow, blow, lend some assistance to the object. Photographers, snip, snap, take your time, she's only burning. This kind of experience
to a hot stop, and that's what baby's been reduced to. Appuntamento con Avanpop rinviato a domani, sempre alle 15. Vi ricordo, questa sera ci vediamo invece al Corvo Torvo di Bitonto per festeggiare il suo compleanno. E vi lascio con Cesco degli Aprera Class, la Non Stop, poi Vito Santamato. Ciao da Carlo Chicco. You're listening to RKO Radio.